Buongiorno a tutti, sono Chiara Maiuri e sono una psicologa e sono qui oggi per parlarvi brevemente di quali sono i maggiori disturbi a cui possiamo andare incontro in questo periodo di stress per tutti quanti. La maggior parte dei disturbi a cui andiamo incontro in questo periodo sono i disturbi legati all'ansia. Infatti, il fatto di non poter controllare la situazione, di non sapere come andranno le cose, sottopone la nostra mente a una quota d'ansia piuttosto maggiore rispetto a quello che solitamente possiamo, in cui possiamo incorrere solitamente. Diciamo che la maggior parte dei disturbi dell'ansia sono proprio legati a questo fattore di non poter controllare, ma anche a una sorta di ipocondria che può essere legata alla malattia, visto che questo è quello di cui si parla maggiormente in questo momento. Questo può avvenire nel senso di attivare una maggiore attenzione rispetto a quelli che sono i sintomi fisici, quindi porremo maggiore attenzione rispetto a una leggera tosse, a un leggero mal di gola, il che crea ulteriore stress al nostro organismo. Altri disturbi, sempre legati all'ansia, possono essere trasportati nelle relazioni. Chiaramente le separazioni forzate in questo momento sottopongono la nostra mente a una forte difficoltà, come anche ed eventualmente chi ha dovuto gestire un lutto in questa situazione tragica. Infine abbiamo delle emozioni, dei disturbi legati alla paura, la paura di qualcosa di esterno che in questo momento sta cambiando le nostre vite. Possiamo andare incontro a degli stati anche di confusione rispetto a tutte le cose che in questo momento non possiamo controllare. Quindi è importante attenersi e concentrarsi sulle cose che invece possiamo gestire. Ci sono alcune brevi tips che possono aiutare in questo momento per cercare di preservare il più possibile la nostra salute mentale. Prima di tutto mantenere una routine. È molto importante cercare di darsi dei ritmi durante la giornata, nonostante le cose da fare siano magari meno. Cercare di non andare incontro a troppe informazioni, scegliere alcuni canali a cui affidarsi e continuare a seguire quelli senza eccedere le 2 o 3 volte al giorno. Sarebbe importante anche fare un pochino di attività fisica per quello che si può, con gli spazi e gli attrezzi che si hanno. Ed infine è molto importante cercare di mantenere la socialità. Abbiamo tanti strumenti per farlo e quindi è importante cercare di utilizzarli al meglio per non isolarsi.